L'abbiamo segnata qui, va bene per posizione. Vabbè, allora insieme fa la musica. Ci stanno anche degli ingressi laterali, ma no, ma non li conosciamo, adesso tutti spenti. Ma che palle! Ma che palle! Mi assomiglia a Gesù, sì, sì. Assomiglia. Ci vuole un attimo. Questo, guarda, intanto il cammino meglio messo è questo qui, guarda. Intanto, e per accendere le luci, se c'è bisogno. Sì. Questa è andata, il nome dell'arte. Va bene. Chiudiamo anche quest'altra, così le fasi in mezzo. Hai visto l'artista che c'è in me, come si dice? Stai su questa, che hai detto che l'hai fatto pure, insomma, varie repliche a Foligno, ci puoi dire qualcosa in generale, molto sinteticamente? Allora, Jesus Christ Superstar è un'opera rock, non è un musical, poiché mancano le caratteristiche del musical, che sono, diciamo, i recitativi, il balletto da parte di molti protagonisti, gran parte dei protagonisti non ballano e non ci sono alcuni recitativi, è tutto cantato, quindi è più classificabile come un'opera, però con un taglio musicale rockeggiante, rock. È un'opera che esce nel 67 per il teatro, poi nel 73 a Broadway al cinema con un cast di attori all'epoca emergenti, mentre il protagonista del musical all'epoca era il Ian Gillan, il cantante di Purple, che non prese parte al film proprio perché ormai era stato ingaggiato da una delle più grandi rock band della storia. Il musical è stato molto criticato per una versione, diciamo, per una interpretazione della figura di Giuda, soprattutto, in cui viene in qualche modo riabilitato come pedina funzionale al sacrificio di Cristo. Quindi fu molto criticato da parte della Chiesa, qualche altro prelato invece si mostrò a favore, diciamo, ecco, è stato un pochino contraddittorio l'approccio. Vabbè, quello pure è interessante. Sì, no? Certo. Comunque sia, diciamo così, l'interpretazione è un po' quella di un Cristo in cui viene in qualche modo messo in evidenza questo lato anche umano della sofferenza nel momento in cui accetta di sacrificarsi per questo grande messaggio che lui in qualche modo concepisce, ma il lato umano lo porta un pochino a dubitare, quindi c'è questo aspetto umano, ma alla fine lui comunque si immola e lo spettacolo fondamentalmente è basato su un gruppo di persone che arrivano nel deserto e inscenano un'opera, drammatizzano un testo che è quello proprio della storia di Cristo. Fatto sta che in realtà il sacrificio avviene veramente, perché nel momento in cui poi alla fine ripartono, Gesù, quello che interpreta il ruolo di Jesus, non ritorna con loro. Quindi in realtà è come se da un'opera, da un testo teatrale, in realtà si approdi a una rappresentazione realmente sacra, perché la figura del Cristo viene realmente sacrificata, ovvero nel senso autentico del termine, quindi separata dal resto, quindi come se lui rimanesse nel mondo degli angeli. Infatti lui parte con gli angeli nell'ultima scena del musical. Quindi è un'opera molto interessante dal punto di vista, se vogliamo, teologico per l'interpretazione. Ed è anche molto interessante per un messaggio, diciamo, progressista, buono, positivo, e per i giovani, pure in quell'epoca in cui è stato concepito, insomma. Sì, diciamo che... E fuori dai canoni pure ufficiali della Chiesa. Sì, in qualche modo comunque viene ripresa una figura, diciamo, come quella del Cristo, in una chiave comprensibile ai più, anche perché nasce in un ambiente protestante, perché nasce nell'Inghilterra dove c'è appunto già, diciamo, l'approccio religioso è povero, in un periodo in cui, diciamo, si stava perdendo tanto la relazione con la spiritualità, sicuramente è stato un impulso a riscoprire una figura che in qualche modo ci ricollega a una visione in qualche modo metafisica della realtà, sia essa criticabile o non criticabile, però quantomeno io cerco di vedere questo aspetto molto positivo
tanto che rispetto a molti movimenti hippie che erano, diciamo, in qualche modo scientisti come approccio, lì c'è una visione metafisica della realtà che possiamo comunque sia prendere per buona, per stimolante. E questa data di Fabriani è l'ultima di questo periodo? No, no, ce ne avremo un'altra fra 3 settimane a Gubbio, al Teatro Romano. Siamo molto contenti perché questo teatro è bellissimo e a Gubbio lo faremo con quella scenografia naturale meravigliosa del Teatro Romano. Ah. Poi abbiamo altre date in futuro, ma sono ancora da definire. Sì, sì, dopo le metteremo sotto il video nella descrizione. E questa cosa di Fabriano di devolvere l'incasso a un centro sociale per disabili, come mai? Come è venuta? Ecco, la compagnia, diciamo che a parte alcuni professionisti, per esempio i ballerini, il corpo di ballo e io, è una compagnia amatoriale che ha come scopo in realtà quello di divertirsi nel fare delle opere. Malgrado sia una compagnia amatoriale, ha un approccio ai lavori che compie molto professionale. E non sono professionisti, ma sono molto professionali. E quindi abbiamo anche alle nostre spalle, bisogna ammettere, che c'è un produttore che ci sta seguendo e ci sostiene in tutto e per tutto, è Augusto Arcangeli, e quindi non abbiamo nessun tipo di problema a devolvere l'incasso per cause che reputiamo giuste. A Foligno l'abbiamo fatto quando abbiamo ripreso in mano Jesus Christ Superstar quest'anno. Abbiamo fatto per comprare dei macchinari per la pediatria dell'ospedale, e qui c'è un'altra iniziativa, e ogni, diciamo, cerchiamo per quanto sia possibile di devolvere quello che c'è di più. Bene, bene, grazie per queste cose che fate, molto buone. If I die, what will be my reward? Have to know, I
I didn't start it.